Dal collegamento qui di Faenza ci ha raggiunto anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani per un augurio speciale a tutti gli studenti, dalle elementari alle scuole superiori che oggi tornano sui banchi nella nostra regione. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Sì, un augurio ai ragazzi, alle ragazze, ai docenti, ai non docenti, alle famiglie. La scuola è per noi la risorsa più importante. Questa è una regione che investe sulla scuola, forse la regione che insieme agli enti locali investe di più sulla scuola. Siamo convinti che, come dimostra questa esperienza, la formazione tecnica sia stato il motore del grande sviluppo di questa regione e sia il futuro dello sviluppo di questa regione. Dunque vogliamo partire dando un messaggio positivo. La scuola rappresenta la possibilità di guardare con speranza ciò che sta accadendo nel mondo e di poterlo interpretare, utilizzando le nuove tecnologie come oggi. Ma non voglio nemmeno nascondere i problemi. Noi la pensiamo diversamente da come si sta muovendo il governo su questo e non si può tacere questo elemento. Non si va avanti coi tagli alla scuola, coi tagli ai docenti, con i tagli ai non docenti. Il nostro paese, l'unica vera grande materia prima è l'intelligenza e la conoscenza. Siamo nella società della conoscenza. Bisogna invertire questa tendenza, soprattutto adesso dove è importantissimo aprire porte che diano speranza. Questi ragazzi debbono sapere che fra 10 anni possono costruire una famiglia, possono realizzare il loro sogno di autoimpresa, debbono avere una speranza e la speranza parte dalla scuola. Quest'anno la nostra trasmissione ha posto l'accento sull'importanza dell'istruzione professionale e tecnica, soprattutto nella nostra regione, dove ci sono tante aziende che stringono forti legami proprio con le scuole. Sì, noi abbiamo fatto, come diceva l'assessore Bianchi prima, un'importantissima riforma, una rete di istituti tecnici, poi professionali, collegati col territorio, col sistema imprenditoriale. Noi dobbiamo riconvertire una parte della grande manifattura di questa regione. Per riconvertirla occorre ricerca e innovazione, occorrono le università, i centri tecnologici, politecnologici e occorre la formazione, la conoscenza, i protagonisti di questa grande innovazione. Ciò che io non riesco a accettare è un'idea secondo la quale si guarda il tema dell'università, della scuola e della ricerca attraverso un'ottica esclusivamente economicistica. Bisogna rispondere a questa domanda: qual è la cosa più importante? Quella di dare una prospettiva fra i guardando fra 10 anni a quel che sarà l'Italia, e allora se è questa la risposta, la cosa fondamentale è investire su questo prima di ogni altro, su questo, senza un atteggiamento economicistico che ci fa guardare indietro e che non dà futuro.